L'attività fisica in gravidanza è stato per tanto tempo un argomento di discussione e oggi abbiamo sicuramente delle linee guida, delle idee molto chiare su cosa fare. Allora, un conto era la raccomandazione di risparmiare l'attività fisica quando non c'erano le tutele della maternità che abbiamo oggi, quando i lavori fisici erano pesanti e difficili. Oggi è al contrario, molto spesso la donna, lavorando anche, fa una vita molto sedentaria, no? Non siamo più ai tempi delle mondine o delle operaie dei telai a vapore. Quindi si è capito che per avere un buon decorso della gravidanza, soprattutto per avere verso la fine della gravidanza una vita normale, senza far fatica a fare scale, senza fatica a respirare, senza la sensazione di non riuscire a reggere il peso della pancia, e se proprio sin dall'inizio della gravidanza si continua a fare attività fisica regolare, almeno 3 volte alla settimana per un'ora, pilates, yoga, camminate, nuoto, camminata veloce, quello che vi piace. E questo vuol dire camminare, non vuol dire camminare da shopping in negozio, vuol dire una camminata energetica che porti la frequenza cardiaca almeno a 120-130 battiti al minuto. In questo modo si permette al cuore vostro, quando siete ancora 16-20 settimane, cioè quarto, quinto mese, di svilupparsi bene e di essere in grado di nutrire voi, ma soprattutto di nutrire bene il bambino e la placenta quando siamo all'ottavo o al nono mese, dove invece molto spesso il cuore fa fatica di chi ha fatto una vita troppo sedentaria e non ha tenuto conto di queste nuove raccomandazioni.